Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Come potete vedere siamo tornati su PlayStation 3 con Battlefield Bad Company 2, perché quest'oggi andremo ad iniziare il Let's Play dedicato appunto alla storia di Bad Company 2. Allora, io questo gioco qui l'avevo già portato tutto sul canale, ma sono passati diversi anni e probabilmente quando l'ho portato ai tempi non avevo neanche 200 iscritti, quindi anche le visual erano quello che erano, come naturalmente anche i commenti. E questo è un peccato, siccome è un giocone della Madonna, soprattutto la campagna, secondo me merita di essere riportato con, diciamo, il successo, il supporto che ho adesso. Comunque rispetto a 3 anni fa siamo andati molto avanti con col supporto da parte vostra, e quindi ho deciso di rigiocarlo. Però a differenza del Let's Play di Battlefield 3, che tra l'altro anche quello l'ho portato qualche mese fa ed era andato piuttosto bene, nonostante i giochi Let's Play vanno veramente male in generale su YouTube, e se vi ricordate nel Let's Play di Battlefield 3 tenevo la webcam durante il normale gioco e durante i filmati la toglievo. Molti mi avevano consigliato di levarla completamente del tutto, quindi ho deciso di fare così, lo porteremo tutto senza la webcam, così siamo anche sicuri di non avere problemi e il gioco ve lo gustate appieno. Naturalmente ragazzi, siamo su PlayStation 3, vi ricordo è un gioco molto vecchio, siamo col pad PS5, con la mira farò fatica perché è l'unica cosa che puoi modificare, anzi ve lo faccio vedere, è la sensibilità, cioè puoi fare solo quello. Avrà un botto di zona morta. Io naturalmente, essendo abituato a Battlefield 2042, Battlefield 5, dove naturalmente le puoi regolare con la mira, è molto più facile, qui faremo una fatica assurda. A parte questo, io spero che questo Let's Play vi possa piacere, direi che possiamo iniziare con nuova campagna, buttiamoci in game. Wyatt, ancora un po' di colore. Ecco qua. Ora aspettiamo. Sergente, pensi che l'Aurora sia davvero qui? Così dicono. Così dicono, così dicono. E tu cosa dici, McKee? Non so, Faraday. Secondo me tu hai qualcosa da dire. Per come la vedo io, noi abbiamo l'atomica, i crocchi, i V2. E anche i giapponesi hanno qualcosa. Noi vogliamo lo scienziato. Punto e basta. Ehi, la squadra è pronta, sergente. Ok, avvia i motori. Portaci dentro. EA presenta un gioco di DICE. Ma le campagne su Battlefield non hanno senso. Non hanno senso. Naturalmente ragazzi, vi ricordo, siamo su PlayStation 3, eh? La grafica è quello che è. Dà solo dei problemi quando giri la visuale, fa un effetto tearing, si vede l'immagine tagliata, si vede. Però per il resto faremo molta fatica con la mira, tantissima. Non ci sono le zone morte regolabili, abbiamo solo la sensibilità che tra l'altro ho messo al massimo, eh. Difficoltà invece ho messo normale, vediamo se è il caso di cambiarla poi, ma non credo. Wyatt. Dove cazzo sta andando? Merda. A terra. Merda. Thank you.
Siamo fuori. Tutti interi? La squadra Able non ce l'ha fatta. Ok, dovremmo arrangiarci noi. Sergente, non succede nulla. Avevano detto alle 0600. Giusto in tempo. Spero abbia funzionato. McKee, se quei bastardi hanno resistito fin qui, si tengono pure il disertore. Forza, muoviamoci! Fatti strada verso il luogo di incontro. Con R2 si accoltellava, se non è R3. E neanche cerchio in realtà. Ok, sono due. Wyatt, prendi quella a sinistra. Insomma, crepa, figlio di troia! Meno due. Restano circa 1000. Forza. Mi sa che non dovevo cadere qua sotto. No, vabbè, si può scavalcare. Ho giocato tantissimo a Battlefield 5, ma non ho idea di che arma sia questa. Me lo scriverete voi nei commenti. Ok, andiamo. Che feeling, mamma mia ragazzi. Con la katana. Maledetto, bravo. Non ho intenzione di andare. Mamma mia com'è difficile. Sfruttiamo l'hipfire perché la mira è un po' un casino qua, eh. Ah, abbiamo anche... Bello, questo qui cos'è, il Garand? Ma lo proviamo. Che è un colpo da... Ok. Ok, loro sono lassù. E continuo a dire che per essere un gioco PS3 la grafica è assurda, eh. E non ho intenzione di togliere le musiche. Piuttosto mi becco il copyright e non guadagno nulla. Ma non ho intenzione di toglierle perché sono bellissime le colonne sonore di questo gioco. Ah, c'era un muro invisibile. Ok, vai, 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 vai. Sentite, sentite suoni e colonna sonora. Laggiù, attraverso il campo. Via. Mine. Attenzione. Alt! A terra. Giù. Corazzati giapponesi. Non muovetevi. Fateli secchi. Prima esplode il carro, poi cade la bomba. Ok. Localizza il disertore. Siamo stati fortunati. Qualcuno ci starà cercando. Vediamo di trovarlo. Coraggio, resistiamo.
Ci siamo, ci siamo. Qual è il mio giocatore di baseball preferito? Il capitano Hanson. Ottimo, portiamolo fuori di qui. Aspetta un attimo. Cos'era quel rumore? Che sta dicendo? Io non lo so, sergente. Se ci hai venduti. L'arma nera si è avviata. Siamo morti. Ok, andiamo. È inutile. Non mi sono spiegato. Noi ce ne andiamo. Sergente, ci hanno tagliato la ritirata. Ok, all'hangar dei sottomarini. Ma è una trappola mortale. Sì, lo so. Troppo forte quando dice sì, lo so, mamma mia. Così. Avanti, avanti, avanti! Merda! Quel rumore non mi piace affatto. Avanti, forza. Cavolo, la visuale trema tantissimo, eh? In base a quello che succede nel gioco. Purtroppo non c'è nessun modo per reperire un Thompson e questa è l'unica missione che giocheremo, diciamo, in quest'epoca. Porca puttana, oh! Cazzo, non l'avevo visto mica. No, raga, immirabile comunque. Ha invecchiato malissimo con i comandi. Cazzo, oh, oh. Meno male che dai un colpo, perché cioè, è difficile mirare. Uno là dietro. Ok, ok. Wyatt, usa il calibro 30. Ok, ok, andiamo, andiamo. Godetevi la colonna sonora, ragazzi, godetevela. Ok, guarda avanti, Wyatt. Non volare il grilletto. Oddio, quello sulla contraerea l'ho preso. Mamma mia, che bello sto pezzo quando sgomma lì proprio al limite. Quello è impossibile farlo. Vabbè che non cambia nulla. Mamma mia. Oh. Preso, preso, preso. Oddio, mamma mia che botta ha preso quello. Fra, è difficile mirare.
Ok, tutti interi? Ok, fuori, via! Avanti, avanti, avanti! Imbarcazione nemica in basso, presto! Mitragliatrice! Distruggi! Forza, avanti così! Si potesse cambiare almeno il FOV, cavolo! Questa bisogna farla saltare. I sottomarini sono laggiù. Vieni qui. Vai, prendi. Fai saltare la porta. Giù un attimo. Il gruppo rosso dovrebbe aver preso un sottomarino. Se ci va bene ancora qui. Se no, ha ragione lo scienziato. Occhio! Sono 7 colpi se non sbaglio, no? Massimo 8. Ho tolto anche la mira assistita, così almeno... Mamma mia ragazzi, ma come trema tutto? Che cazzo è? Oh! Giù, mamma mia quanta gente. Ragazzi, mi date una mano. Ok, si è chiusa, via. Aspetta, magari riusciamo a farli da qua. Insommergibile, è l'unica via di fuga. No, mi sa che non passano i colpi, via. Sta partendo, presto di corsa. Vai. Stanno prendendo il controllo di tutto. Diplomatici russi e americani si sono recati oggi a Bruxelles per le studiare. Russia has expressed concern about the system, claiming that such a weapon could be used for offensive reasons. Ok, non ho mai capito in realtà come hanno fatto a morire quelli nel sommergibile. Cioè, alla fine era solo acqua, no? Sì, è arrivato uno tsunami potentissimo, ma pur sempre un sommergibile o no? Comunque, vabbè, guerra fredda. E naturalmente cambia completamente lo scenario, eh. Non so quanti anni sono passati dalla missione che abbiamo appena fatto, ma ne sono passati un po'. E naturalmente tutta la squadra è morta, ma è ovvio. Territorio russo per appoggiare un'operazione americana. Una missione semplice, dicevano. Niente è mai semplice per davvero. Giusto?
Non ci starai portando su un altro campo minato, Haggard. Siete degli stupidi. Ehi, si formano laggiù, Marlo. Quanto manca? 5 minuti. Va bene, ce la facciamo in 3. Il GPS non riesce a rilevare il nostro uomo. Sicuro che sia qui, sergente? Sì, se non ci hanno dato informazioni vecchie. È una cosa probabile. Non importa. Ci siamo quasi. Pronti? Cazzo, sergente, magia. Mi hai parato al culo. Non morirai nella mia ultima missione. Marlo, vai avanti. Se non ci sbrighiamo, il nostro uomo resterà solo. Andiamo. Ma che cos'è, una mina? Sì, mi sa che era una mina. A quello che dice quel cartello. Prima o poi ci dovremo occupare di loro. Meglio prima. Bene, allora prima. Al mio via. Segui l'unità. Aspetta, pattuglia. Al mio via. Fuoco al mio uno. Nemici a terra. Ok. Ci raccogliamo la N94, che suo fucile è molto forte. Il nostro uomo sta per incontrare il contatto. Avanti, muoviamoci. Di qua non c'è niente, eh? La vedo. Archangel qui, bravo 2. Ho avvistato un mezzo e un possibile soggetto importante. Ricevuto 2. No, no, merda! Bastardo! Archangel, permesso di uccidere il soggetto, presto! Sergente? Archangel, si sta muovendo! Comandante bravo 2, non sparate, non sparate! Era mio! L'abbiamo lasciato scappare! Nessuno è tuo finché non lo dico io! Datti una calmata, il tuo momento arriverà. Archangel, il soggetto è andato, il mezzo è ancora presente. Comandante Bravo 2, la città è stata dichiarata ostile, prendete il mezzo. Ricevo e confermo, Archangel. Chiudo. Sapete che fare. Prima lo fanno scappare, poi la città viene dichiarata ostile, eh. Chissà come mai. Sì. Ok, stiamo sistemando il casino da soli. Non era necessario, bastava sparare. Sbrigati! Però è in guerra, devi seguire gli ordini. Raggiungete il mezzo designato come obiettivo. Attacco! Aiuto! Passiamo da dentro, passiamo da dentro. Che lanciagranati usano, maledetti. RPG alla finestra. Non lo vedo, non lo vedo. Eccolo. Scendiamo giù, scendiamo giù. Ora
La N, se non sbaglio, spara a raffica, no? Sì. È comoda dalla distanza, allora. Cazzo. Via, 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 via. Passiamo di qua. Ha tirato una granata, occhio. Mamma mia. La distruzione del lanciagranate era assurdo. Non credo si possano tirare giù, però noi ci proviamo. No, niente, è scappato. Minchia, è precisissimo la N, eh? Cioè, se sai mirare... è grandioso. Andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù. Ok, finiti? No, non credo. Ah, ma anche su Bad Company 2 c'era una sorta di scivolata. Vedete, è un po' così, ma c'era. Archangel, qui Bravo 2, chiediamo il supporto aereo. Siamo attaccati da corazzate nemici e calibro 50. Posizione 1, 9, 6, 4, 4, 8. Bravo 2. Occhio. Sarà un minuto fortunatamente lungo. Ricevo il confermo, Archangel. Teniamo duro. Ok, dobbiamo resistere fino al supporto aereo. Non avanziamo perché naturalmente dalla minimappa si vede il carro nemico. Arrivano! Cazzo! Quando è che l'artiglieria comincia a cantare? Pensa a tenere giù la testa e a stare lontano dalla sua zona di fuoco. Ricevuto, sergente. Ma non ci saranno altri ripari tra 30 secondi. Allora scava un buco. Porca puttana. Ah, ok. Marco, usa il binocolo per marcare quel bersaglio. Arrivo, arrivo. Ok. Bravo, Marco. Occhio, A terra. A terra. Minchia. Crollato pure la casa. Proviamo questa, va. Impatto confermato. Forza, in centro. L'obiettivo deve essere più avanti. Che spettacolo fantastico. Grazie. Mitragliatrice in casa. Ma dove? 1.50. Cazzo. Aspetta, aspetta. Ok, problema risolto. Mi sa che c'è uno lì dietro, eh. C'è
un mezzo in avvicinamento! Cazzo, ragazzi, fatelo! Morto? Zona sicura, avanti. Ok, grazie. Abbiamo i quad, volendo lo possiamo usare, ma ti serve praticamente a nulla in questo momento. Però volendo si può, eh. No, no, giù, 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 giù. Direi che la gitarella col quad è rimandata. No, mi ha tirato una granata, via, 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 via. Ce n'è uno qua dietro, ma non lo vedo. Facciamo così. No, non è là. Eccolo. Preso. Cazzo, sono aggressivi, eh. Era meglio l'XM8 col mirino Aku, che mi sa, eh. Prendiamoli alle spalle. Cazzo. Proprio mo dovevo finire i colpi. Ok, finiti? Con questa mi sparava, l'immortacci sua. I suoni delle armi comunque sono incredibili, per essere un gioco PS3 è assurdo. Quest'affare può andare più veloce? Non può, è un diesel. È un diesel. Mamma mia, i migliori sono, i migliori con queste battute. Che poi non è una battuta perché è diesel veramente. Ok, ok, ok. Cazzo, l'ho mancato. Oddio, l'ho preso. E se ne va da solo il quad, guardalo. Questo è più difficile quando è lontano. Colpito? Oddio. Oh, si avvicinano. No, quello non... No, era per abbattere il veicolo, ma l'abbiamo preso al primo colpo. Ne sta arrivando un altro. Colpito? No. In arrivo. Ma cosa c'è nel dannato camion? Dacci dentro. Colpito, colpito, colpito. Ma non è bastato. Ok. Ricevuto, sergente. Usa il lanciagranate, Marlo. Ho capito, è in fondo, come lo becco? L'ho perso. Colpito? No. Ora è esploso. Ok, così cade giù anche la carcassa. Lavoro, lo facciamo bene. Bravo 2, abbiamo avvistato un nemico. Nemico in arrivo. Ripeti, Archangel, nemico cosa? Minchia. Cazzo, è un Viper. Qua se non lo becchiamo al momento giusto perdiamo, eh. No, no, aspettiamo, aspettiamo. Colpito, colpito, colpito.
Bacche. Siete ancora con me? Hag? Sì. Sweetwater? Sì. Ah. Davvero interessante. Quel che avete trovato è un falso. Falso, signore? Crediamo sia un collaudo. E di che cosa, signore? Costruiscono un'arma. Quello che sappiamo finora ci spaventa a morte e quello che non sappiamo ci terrorizza ancora di più. Ci servono informazioni. Ci servivano una settimana fa e qui voi... Sì. Ok. Ascoltate, ci vuole un'azione decisiva. Ho altre 9 unità in una merda così alta che non sanno più dov'è il sole. Quindi, ora voi lavorate per noi. Vogliamo che facciate del vostro meglio, essere eccentrici e letali. Se lo farete, potrete tornare a casa, tutti quanti. Signore, che intende con casa? Casa, casa, signore? Sì. Potete farlo? Possiamo farlo, signore. Parliamo dell'oggetto che avete trovato. Abbiamo un uomo in Bolivia e il suo campo. Si chiama Eguire. Dategli questo. Ah, benvenuti nella divisione attività speciali. Cos'è successo? Il mio pensionamento è stato rimandato. Ecco cos'è successo. Di nuovo. Divisione attività speciali? Sì, cazzo, sì! Bolivia?